attraversata l'area dei Superbi, ricca di colori, di dinamismo rappresentativo, Dante e Virgilio entrano nell'area degli invidiosi, un paesaggio dove non più ombre o segni si distinguono, ma anzi c'è una forte difficoltà a osservare, a vedere, un'indistinzione, una immobilità del tutto. È quella condizione irreversibile di cecità dentro la quale gli invidiosi pagano quella loro colpa così fisica, l'essersi aperti in vita alla sola luce del vivere mondano, che contraddistinse anche appunto un peccato per definizione storicamente legato all'ingresso della morte nel mondo, del senso della morte, quindi della fine del tempo nel mondo, quando l'invidia portata da Satana nei confronti di Dio avviò la degenerazione dell'uomo, la degenerazione dell'uomo nel tempo. Straordinaria l'invenzione con cui Dante apre il canto, laddove fa volare anime che non si vedono, libere dal limite dell'osservare, del guardare, anzi parole esse stesse. Lo cito perché è una terzina mirabile. E verso noi volar furon sentiti, non però visti, spiriti parlando alla mensa d'amor cortesi inviti. Esempi altamente recitati che devono far presente poi uno spirito di carità e di solidarietà e dunque di rinuncia a ogni personale interesse, quel personale interesse in cui invece furono eminenti proprio gli invidiosi. Questi esempi che sono ricordati mostrano ad esempio la trasformazione dell'acqua in vino, narrata nel Vangelo di Giovanni, l'esternazione di Pilate che vuole salvare l'amico Oreste, l'ordine impartito da Cristo ai discepoli di ricambiare l'odio con l'amore. Esempi di solidarietà, appunto, di condivisione del destino, di condivisione di passioni e di amori, contrari sia alla superbia degli artisti appena incontrati, sia soprattutto alla superbia di questi invidiosi, che hanno preteso addirittura di sostituirsi a Dio, come vedremo in una certa espressione, aveva preteso di fare Sapia Senese. Anche Virgilio comincia a perdere la sua forza e la sua autorialità, la sua presenza qui diventa un pochettino più silenzioso. È capace soltanto di elevare una preghiera al sole reale, non certo al sole metafisico, non certo a Dio sole. Comincia a farsi da parte, eleva una preghiera di questo tipo perché non può certo elevarla al sole che illumina di grazia. Si fa muto, costui che è meco e non fa motto, dice Dante, zittisce Virgilio, non può più parlare adesso, perché adesso stanno per intervenire valori cristiani ben superiori a quelli che perfino tu, Virgilio, puoi concepire. E porta in campo appunto il termine grazia. Lascia spazio a parole e a sguardi interiori delle anime attraverso un gioco verbale sul termine grazia per poter avere accesso alla profonda e chiara sussistenza dell'alto lume. Dunque, anche l'esordio verbale di Sapia dice è ispirato a una superiore coscienza di comunanza. Ora vigente fra questi cittadini, fra questi cittadini invidiosi, condannati
in questa zona del purgatorio. Sapia si schiera contro il ricordo di un mondo di valori politico-civili pervertiti dall'odio comunale e dall'individualismo e si presenta invece come solidale, eh? Riconduce anche le parole di Pier Pettinaio che si contentava di poco. E Sapia voler sapere del suo destino. È Sapia che si oppone a Virgilio. È Sapia che porta in gioco un'universale carità capace di predisporre a un obiettivo funzionale organico, che non è certo quello ideato dai senesi, di avere un porto o di trovare un fiume d'acqua sotterraneo, un fiume sotterraneo che possa nutrirli tutti e far prosperare i commerci. Sono altre le solidarietà che vengono proposte attraverso il personaggio di Sapia.